Al porto turistico Marina di Pescara, nona edizione di Sottocosta, il salone del Medio Adriatico promosso dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dal Marina di Pescara in collaborazione con Assonautica Pescara Chieti. 3 giorni di manifestazione dedicati ai diportisti, al turismo nautico e alla valorizzazione del mondo in blu in tutte le sue sfaccettature. 64 espositori provenienti da 10 regioni italiane e 160 marchi presenti. Il 40% degli espositori partecipano per la prima volta all'evento e il 31% arrivano da regioni diverse dall'Abruzzo. Sono i dati che confermano come il Salone Nautico del Medio Adriatico stia crescendo sempre di più, diventando un evento di richiamo a livello nazionale per l'intero settore della nautica. Un risultato possibile anche grazie ai patrocini confermati per il 2023, tra cui, oltre ad Assonautica Italiana e Assonat, anche quello di Confindustria Nautica, che ha permesso a Sottocosta di entrare di diritto a far parte dei 10 eventi territoriali collegati al Salone Nautico di Genova e quelli dell'Autorità del Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale e del Consiglio Regionale d'Abruzzo, 2 novità importanti per questa edizione. Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, nona edizione di Sottocosta qui al Marina di Pescara con tante novità e tanto afflusso di persone. Sì, quest'anno come ogni anno miglioriamo sempre, facciamo un passo avanti. Sottocosta è una manifestazione che io considero molto importante per il territorio, in primis perché vediamo che il nostro salone nautico cresce ogni anno ed è una economia in crescita e noi non possiamo non salire su questo treno di crescita. Poi è anche un momento di incontri, di confronti, per parlare di nuove tecnologie nel campo nautico, ma in modo particolare per parlare dell'economia blu, della vera economia del mare, che spesso non è conosciuto da tutti il vero valore che ha l'economia del mare. L'economia del mare è una delle più grosse economie del mondo. Pensiamo che il 90% delle merci del mondo viaggiano via nave, via mare, e noi dobbiamo dare anche il nostro contributo affinché si riattivano quanto più possibile le vere autostrade del mare. Carmine Salce, vicepresidente della Camera di Commercio Chieti Pescara e presidente del Marina di Pescara, Sottocosta, nona edizione. Questa è veramente un'edizione molto attesa, ma soprattutto ricca di novità. Sì, molto attesa, soprattutto perché è la prima edizione che viene ricompresa tra i saloni nautici italiani. Quest'anno abbiamo ottenuto da Confindustria Nautica e dal Salone Nautico di Genova di essere annoverati tra le 10 manifestazioni a livello nazionale che si svolgono in maniera concordata e in maniera coordinata. Questo per noi rappresenta un elemento di grande novità e di grande pregio, perché ci ha consentito di programmare, di coinvolgere espositori che all'interno di questo network più ampio possano cogliere anche le sinergie. Quest'anno abbiamo tra l'altro coinvolto ancora di più le istituzioni. Intanto devo ringraziare il Presidente della Camera di Commercio che ancora una volta ha creduto in questo Salone Nautico, e lo dicevo, siamo diventati effettivamente il Salone Nautico del Medio Adriatico, di riferimento del Medio Adriatico, e quest'anno abbiamo coinvolto ancora di più le istituzioni, la Marina, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, perché anch'essi nell'ambito della nautica rappresentano dei pezzi importanti. Abbiamo ancora una volta dato spazio alla convegnistica, perché vogliamo che questa sia anche un'occasione di riflessione, non solo un'esposizione di mezzi nautici, anche un'occasione di riflessione rispetto all'evoluzione del settore, alle possibili evoluzioni appunto per gli operatori, e non solo per gli operatori ma anche per le istituzioni. Abbiamo conservato e abbiamo implementato anche la parte educational, quindi
ci sarà il coinvolgimento dei ragazzi, dei bambini per alcune attività connesse al settore, quello storico è quello con le tartarughe carretta carretta. Quindi insomma stiamo dando una impronta sempre più diciamo così ampia a questo salone nautico. Speriamo, naturalmente abbiamo scelto queste date perché anche esse sono state concordate all'interno di un programma più ampio nazionale, speriamo che questi 3 giorni il tempo ci assista. Un ruolo centrale è stato giocato da Assonautica Italiana e dalla sua sezione locale Pescara Chieti, che nel corso di Sottocosta ha promosso diversi appuntamenti. Francesco Di Filippo, vicepresidente vicario Assonautica Italia e presidente Assonautica Pescara Chieti. Il Salone Nautico del Medio Adriatico si conferma un momento molto importante per lo sviluppo e la promozione dell'economia del mare. Esattamente, è un momento importante sia per le aziende del settore, per una crescita che c'è, è importante, è interessante per i diportisti dove possono incontrare le novità tecnologiche, elettroniche, le novità degli scafi, convegni, seminari, imprese di tutte le attrezzature utili al turismo nautico, è interessante, è importante anche per l'utente normale che può così conoscere la nautica e pensare ad una fruizione del mare che non è solo dalla spiaggia ma anche da un'altra dimensione che è quella appunto della navigazione e quindi tra l'altro accessibile anche per sdoganare ormai questa idea della nautica che è riservata a pochi, che non è assolutamente così, anzi il 70% della nautica in Italia è una nautica cosiddetta piccola. E quindi di imbarcazioni, assolutamente, ci sono imbarcazioni in cui si può fare turismo nautico, non solo l'uscita giornaliera, che hanno lo stesso valore di una moto importante o anche molto meno di un camper. Quindi il concetto e l'importanza di momenti come questi, non solo per il settore economico e per le imprese e per i diportisti, ma soprattutto anche per tutti coloro che si possono avvicinare alla nautica e fruire del mare, come si diceva, sotto un'altra dimensione. Che cos'è il battesimo del mare? Esattamente, in linea con questa tendenza, questo avvicinare alla nautica da diporto, Assonautica Pescara Chieti dalla prima edizione organizza delle uscite in mare, delle brevi uscite in mare per coloro che si prenotano, purtroppo poi del sold out immediato, anche perché sono ovviamente gratuite, e così le persone provano l'emozione di navigare e quindi la possibilità anche di verificare che anche con piccole imbarcazioni si può fruire della nautica e del turismo nautico. Come Assonautica Italiana, in linea appunto con noi come Pescara Chieti, sosteniamo dal punto di vista tecnico il salone sin dalla prima edizione, sosteniamo proprio la promozione del turismo nautico. Anche a livello nazionale abbiamo proprio attivato un progetto di promozione del turismo nautico insieme ad altri segmenti turistici come i borghi, il cicloturismo, proprio per far sdoganare quello che si diceva e quindi la possibilità di poter fare anche il turismo nautico al pari del cicloturismo, dei cammini e quant'altro. E tra l'altro un salone come questo è anche l'occasione non solo di trovare mezzi comuni altri, ma anche quella di prenotare vacanze in barca, che sono una cosa possibilissima. Daniele Damario, assessore regionale, una manifestazione, 3 giorni molto importanti che mettono in evidenza tutta l'importanza del mondo nautico. Assolutamente sì, è un mondo che conta numeri in crescita esponenziale, l'Abruzzo con i suoi tanti porti turistici si candida ad essere sicuramente una meta per chi sceglie di passare le proprie vacanze in barca. Oggi è una manifestazione importante, speriamo che il tempo ci assista. È un punto di partenza, è un segmento che dicevo su cui noi stiamo puntando perché abbiamo capito che se si vuole rendere l'Abruzzo ancora più attrattivo bisogna essere pronti e preparati in ogni segmento del turismo e sicuramente la nautica è uno di questi. Serve anche per sfatare un mito che la nautica è un segmento del turismo dedicato ai più ricchi, non è vero, perché io pure pensavo questo, però accostandomi a questo mondo ho capito che anche con poche risorse si può essere diportisti di buon livello, voglio dire
una barca non grandissima costa meno di un camper e quindi sicuramente è importante. Accendere un faro su questo segmento del turismo qui a Pescara, in questa splendida cornice del porto turistico di Pescara, è sicuramente importante e quindi gli appassionati e anche non appassionati potranno vedere questo mondo, conoscerlo e appassionarsi. È sicuramente un mondo che attrae perché oggi ci sono davvero tantissime persone incuriosite, appassionati e non. Sicuramente sì, dicevo, è un mondo di cui si parla tanto, quindi anche le persone che poco lo conoscono, frequentando questi appuntamenti, si possono rendere conto di quanto può essere bello passare le proprie vacanze con una barca anche piccola e poco costosa. Quindi momenti importanti, momenti fondamentali per l'Abruzzo. Poi l'Abruzzo è una regione bella vista dai monti e vista dal mare, quindi forse siamo i pochi in Italia a poter vantare il primato di poter sciare magari da Passolangiano guardando il mare e guardare le nostre splendide montagne dal mare, quindi sicuramente l'Abruzzo è tutto quello che serve per far felice un turista. Piero Formenti, vicepresidente Confindustria Nautica, una manifestazione questa che negli anni continua a crescere e ad evolversi. Sì, è veramente un piacere vedere come si è sviluppata e cresciuta Sottocosta. Fa parte dei 10 patrocini che Confindustria Nautica dà sul territorio nazionale ai vari eventi che promuovono la nautica e l'industria nautica in Italia. E quest'anno vedo più stand ancora, e già era una bella fiera l'anno scorso. E quindi ciò che riesce a portare un salone nautico come Sottocosta a quella che è l'industria nautica che io rappresento in questo caso è qualcosa di importante, per cui è un piacere essere qui, è un piacere dare supporto agli organizzatori per questa opera meritoria che stanno facendo, che porta benefici sia a noi come industria nautica che a tutto il territorio del pescarese, da Pescara e a tutta la regione. Sottocosta raddoppia. La fiera proseguirà anche il 6 e il 7 maggio al porto turistico Marina di Pescara. Un'occasione che gli organizzatori hanno voluto concedere a quanti, anche per via della pioggia di sabato e lunedì pomeriggio, non hanno avuto la possibilità di visitare l'esposizione e di apprezzarne gli incontri di interesse nazionale ed internazionale.